giunto il tempo. È il tempo di aprirci il boxettino. I mazzi li abbiamo visti, divertenti, ma vabbè, il sugo è qua dentro, assolutamente vero. E speriamo che sia anche il ragù, perché sono fame. Dai, abbiamo appena fatto colazione, non è ancora ora di pranzo, anche te. Vabbè, a quest'ora di solito andiamo a parte le cozze. Giusto così. Allora, abbiamo tolto la carta incredibilmente in maniera agile. Hai visto? Nemmeno l'aiuto del taglietto questo giro. Facciamo la nostra canonica sfida del box, direi. Assolutamente no? Sì. Allora, qui vuoi tutte le vrasca che troviamo? Io vorrei tutte le gnocche. Tutte le gnocche? Beh, RAL quindi anche. No, no, credo che non sia possibile tutte le gnocchette, perché ci ho provato. Sono un po' troppe femminucce, mi sa. Allora, vediamo. Vabbè, vrasca, opa, vrasca è tua, RAL è mio, questo è un maschietto. Allora, vrasca. Oh, grazie RAL, grazie, anche Dimir, Mara. Oh, guarda che bella la vrasca, RAL, Dimir a me. Tu lo sai che io potrei vincere anche soltanto con le vrasca? No, è impossibile. Perché mi sento fortissimo. Ti senti fortissimo, mi sembra un po' troppo. Quante sono? Ho sette vrasche. Ecco. Mi sono fatto sette vrasche. Due, tre, ti sei lavato per bene. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici. Devo prenderne 18, quindi ancora 4. Andata, siamo pari. Sì. Io mi tengo tutti i maschietti per ultimi e parto prima di questo. Ti tieni anche te vrasca per ultima? Sì, sì, vrasca per ultima. Io parto con... Emmara, con Emmara. Sì, perché... E parto io, dai. Va bene, va bene. Parto io perché... Perché parto io. Sì, poi magari ci soffermiamo giusto sulle cartine più interessanti. Sì, ho avuto un'idea rivoluzionaria. Acciuffare il colpevole, oh, il ratto che piace predatore. Tanto... Perché sono un randaggio generoso. Che va a corrente continua. Per questo mi mangerò un medaglione di Mir. La gente della lama. Arriverà la gente della lama oscura e mi porterà in piazza dei cancelli. Sì, a soffocare il posto, certo, assolutamente, sì, sì. Oh, sfidando un boros. Abbiamo le ancomone. Sfidando un boros in un campo elettrostatico con un falcione del patto delle gilde, oh. E dovrò trovare o troncare. Trovare e troncare, carta davvero forte, ragazzi. Ragazzi, il temerario di Soldimora, ci piace anche la foil, dai. Beh, hai subito una foil, effettivamente è una buona partenza. E... Direi. La rara che ha trovato Ska, peraltro, non è male, eh? È molto buona. Tra l'altro Golgar mi dicono poco forte. No, chi te l'ha detto? Ma guarda! Lui te l'avrà detto, oh, Golgari poco forte. Al pre-release è stato un delirio. Tutti che volevano Golgari, lo so, è così. Sempre Golgari cartina forte. È Golgari o Golgari? Ma sì, ma un po' come rubrica o rubrica, insomma. Allora, Ancom. Ravnica o Ravnica. Esatto, itinerario tortuoso, molto buona come carta. Ferita necrotica e mitica. Beh, mi sa che parto con lo sprint. Tradimento mnemonico. Esiliamo tutte le carte dei cimiteri di tutti gli avversari. Puoi lanciare quelle carte in questo turno. Puoi spendere mana come se fosse mana di qualsiasi tipo per lanciarle. All'inizio della prossima sottofase finale, se un qualsiasi numero di quelle carte è ancora in esilio, rimetti nei cimiteri rispettivi proprietari. Esilia il tormento mnemonico. Questa carta è bellissima. È divertentissima soprattutto in un bel commander multiplayer, perché riesci a giocare carte di tutti gli altri dai cimiteri. Davvero non male. Sai quella carta alle 4 del mattino quanto è bella? Tocca a te. Spettacolo. Vediamo un po'. Tu sei riuscito ad aprire più agilmente la plastichina ricoprendo il box. Io sto facendo più fatica invece. Non è più la mano, non è più la mano. Scala aprire le bustine. Due. I nostri dragonauti. Proprio la giustizia è interessante come rimozione, più forte di quello che sembra. Sì. Prepararsi alla battaglia e i segreti del mausoleo. Wow. Giustamente. E l'emblema dirà. Ti ho trovato l'emblema, guarda. Beh, comunque, i segreti del mausoleo sono davvero davvero un tutore fortissimo. Scaleggi un attimino quello che fa. Allora, abbiamo crescita sotterranea. Passa in rassegna il tuo grimorio per una carta nera con il costo di mana convertito pari o inferiore al numero di carte creatura nel tuo cimitero. Rivelale, aggiungi alla tua mano. Poi ovviamente dovremo rimescolare il grimorio. È un tutore in secco, instant a costo 2.
Non dobbiamo nemmeno rivelare al nostro avversario che cosa abbiamo. A me pare una bella carta. No, in realtà dobbiamo rivelarlo per forza, sì, perché purtroppo... quando Adi è sempre così, eh. Esatto. E sì, perché dobbiamo far vedere al nostro avversario che effettivamente questa settimana sia quello corretto, ma nero. Nero. No, comunque è davvero forte. Mi piace. Sono contento. È sbustato bene. Sono partito Golgari. Qua pubblicizza il fatto che ci saranno le miniature token. Invece che utilizzare i token di carta, perché non utilizzare le miniature? Ci stanno dicendo fucina di creature. Alcuni sono davvero molto molto belli, ben fatti. Le voglio tutte. Allora, andiamo a vedere il falco guaritore, lo conosciamo. Allora, Vedake mesmerista, medaglione Dimir. Questa, durante il pre-release, si è rivelata davvero davvero forte, ottimo. Vroom. Andiamo subito alle uncommon. Fiociniere Crawl, la maga della gilda della casata, Dimir. Schiacciare il contrabbando e rituale della fuligine. Ma diciamo che siamo abbastanza nero-oriented, perché abbiamo trovato tutte carte. Beh, io però nero-verde, tu nero-blu. Esatto, infatti c'ho anche l'illusione uccellino. Good. Vai, Ska. Hai trovato anche il mago della casata, Dimir. Sì, siamo proprio Dimir contro Golgari in questo momento. E io ce le trovo... Segna vita and company, database, diciamo. Vediamo dove ci porta il cuore. Lo sfidante Boros. Lo sfidante col destino di Rock. Spione sussurrante. E... Accidenti, mi sono spostato troppo. Sono andato su un vaporigeno in fuga. Sì, effettivamente ti sei spostato sull'Izzet andante. Però sono rimasto fedele al Golgari. Tramite il tuo cancello. Eh già. Va bene, Ska, per ora abbiamo aperto abbastanza bene, ma possiamo vogliamo vedere le vere bombe. Oppa. Possiamo fare molto di meglio. Beh, chiaramente, pubblicità ultra pro, che come sempre ha tutti i prodotti brandizzati con i disegni. Medaglione Izzet, lo spiottero Dimir. Sono Dimir, che ce lo fa. Integrità, intervento. Beh, sono sempre dubbi di queste carte. Sì. E rinascita vivida. Non è così che si va a migliorare di molto il pool, ragazzi. Non imitatemi. Cavaliere Elfo, carino. No, c'è il tuo Cavaliere Elfo. Che a te che gli elfi piacciono? Beh, a me, a un po' tutti, dai. A me no. Vabbè, perché sono verdi. Appunto. C'hanno le orecchie a punta, sono verdi e cavaliere... non parlano vulcaniano. Sì, ma Cavaliere del Conclave è molto forte, ragazzi, molto forte. E siamo contenti per... Itinerario tortuoso, buono. Ferita la ferita necrotica anche tu l'avevi trovata e... E la sentinella del seggio. Sai che quando hai detto dobbiamo migliorare... Ma questa carta è particolare. A me non è particolare. Piace. Beh, sono più sincero. Che altro perché ci richiede i 5 mana poi per utilizzare la seconda abilità. Mi richiede veramente troppa fatica... Per introdurlo nel mazzo. Però dai, può essere una cartina divertente. Ultima bustina con una femminuccia per me. Poi dopo andiamo. Io ne ho tante con le femminucce. È vero. Soprattutto avrai tutte le Vraska del mondo. E spusterò Vraska. Mi sembra onesta come scelta, bravo. La fiammata inevitabile. Bacchetta di vertebre. Risposta a riscatto come rara. Quindi una split card rara anche per me. Boros. E sempre l'effetto. Vedi, sempre elfi c'hai adesso. Sempre elfi, sì. Dai, vediamo che cosa puoi rispondere. Adesso ti faccio vedere io. Occhio che parto col Vurma all'assedio. Beh, una ristampa molto interessante, soprattutto e per il... Allora, ti ho fregato questa campagna di disinformazione. Visto che tu eri il Dimir dei due. Maga della Gilda, guarda che è forte. Sì. E sono sono frenesia sperimentale. Va, ti sei davvero infognato nel caso, però disamina discernere. Questo è uno scioglilingua, disamina, sì, ma soprattutto la parte disamina è molto buona, ragazzi. Ci piace. Sorvegliare due per pescare una carta è forte. E le mie foil. Esatto, sono due, sei a due foil, io sono ancora a zero. Tokaral. Allora, Scarabeo Guscio di Ferro, l'Onda, l'Esperto di Passapareti. Ma andiamo alle Uncommon, dai, andiamo alle Uncommon, dove siete? Draghetto Crepitante, è molto interessante, molto buona come carta.
Esuma Reperti Golgari. Beh, a questo punto mi servirebbe trovare un'altra carta che costa 4 di un'altra gilda, così vediamo. Siamo a tema. E invece no, un fantasmino. E poi, come rara, l'alba di speranza. Questa c'è vita, c'è speranza. No, ma questa non è per niente male. Permette al bianco di pescare carte, che non è una cosa che fa molto spesso. E poi ci permette anche di riempire il board di pedine. No, buona, ci piace. E cancello della gilda di Mir. Niente foil per Dave, ragazzi. E l'angelo. Trova l'angelo, ma l'angelo non trova foil. Ragazzi, questa zona qua per Dave è veramente una tristezza, anche perché mi hai messo l'emblema, ma in realtà è tuo, te lo vado a rendere, perché poi dopo sembra ma no, che è questo che ti porta a sfiga. No, te lo tolgo, prego. Allora è tutto tuo. E poi abbiamo trovato una sola mitica per il momento. Dobbiamo impegnarci un po' di adesso più, ci penso mi io, raccomando, tranquillo. Mi raccomando. Allora, ti ho fregato anche il mago la della casata. Mi hai fregato la casata. Ok. La stessa bustinata di prima, però io plasma ho il plasma contagio troppo forte, troppo forte, ragazzi, davvero. E la prima shock del tempio. Sei rimasto scioccato? Abbastanza. Ah, la prima shock è mia. La prima shockland, che peraltro anche lì una bella shock foil, no, eh? La prossima busta, non mi lamenterei, non mi lamenterei. Ok, qui siamo sul Dimir andante invece. Apriamo la shockland foil. Shockland foil Dimir. Beh, dobbiamo trovare la Shockland. Però sono Goblin Blu Nero. Scontroso. Goblin scontroso, sì, è un po' arrabbiato. Beh, ci sta. È scontroso perché stiamo perdendo ed era nella mia bustina. Gigante Falciavarchi col picchiatore del martello. Sono amici, sono giganti entrambi. D'altro canto hanno fatto scuola assieme. Ah, ed sì? Erano i più alti della classe, sì. Lo sai? È così. L'elementale dell'arboreto e cameratismo. Beh, il cameratismo mi può piacere assolutamente. Costo 6 è una stregoneria, guadagni X punti vita, peschi X carte dove X è il numero di creature che controlli. Le creature che controlli prendono +1/+1 fino alla fine del turno. È una specie di Sphinx Revelation basata sulle creature, però basata su un connubio di colori che io non che molto, fortissimo io non molto. Cioè, ragazzi, il bianco e il verde sono due colori che gioco poco. Ah sì? Di solito giochi blu nero rosso. Più che altro blu nero. Blu nero, beh, dai, bianco anche blu bianco rosso. Beh, quello sì, però sai, UVR. UVR is the way. Allora, continua a trovare la corrente continua io. Vabbè, occhio, non prenderò la scossa. E qui cosa troviamo? Siccome ho appena detto. Esatto, che non ti piace Celestia. Hai trovato serrare gli scudi. Oh. No, magari della gilda della Lega. Spinge. E volevi una mitica e io ti l'hai porto trovata. Divora sogni. Che è appunto una mitica Dimir, infatti ha sorveglia 4. Sorveglia 4 è fortissimo, ragazzi. Ci piace. Tra l'altro il disegno è molto bello. Tra l'altro devo dire delle statistiche abbastanza alte, perché comunque costa 6 una 4-3 con lampo e volare. Certo, quando entra nel campo di battaglia sorvegliamo 4. Quando lo facciamo possiamo far tornare un permanente non terra bersaglio controllato dall'avversario in mano al suo proprietario, quindi gli rimbalziamo un pezzo. Good. E c'era anche la foil, scusate. C'era anche la foil, vabbè, dai. Per quella non ti invidio, però, eh. Celestia per forza. Ho capito, però siamo a 3 foil contro 0, eh. Non va bene. Mi raccomando, utopia urbana. Sono le gnocche che mi portano fuori. Ma non è possibile che tu possa vincere questo unboxing, Scan. Non è possibile. Stamattina mi fioritura fiorente. Divoratore di libri, monumento infuriato. Cioè, monumento che si infuria e ti viene a pestare. È davvero divertente come idea. E segreti sommersi. Dai che c'è la foil. Non c'è nessuna foil. No, sto andando male oggi. Cioè, cos'è che stamattina il tè con la brioche ha fatto È che hai scelto te il box per farmi andare male. È così. In realtà mi è trassato, mannaggia. Vediamo un po'. Ok. Vabbè. Cancellazione del pensiero. Mi piace. Sì. Split con statua anche altra carta molto forte per il limited soprattutto, ma ci piace un sacco. Un'altra sfinge e altra mitica. Basta, altra mitica e foil. Sto scherzando. No, mitica e foil. Sto scherzando. Comunque c'ho la mitica, ragazzi, c'ho il Lich del Regno Sepolto, che più tipi di creatura di così non poteva andargliele, perché è sciamano, elfo, zombie. Costa 5, è un 4-3. Se stai per pescare una carta, guarda invece le prime 3 del tuo grimorio, ne aggiungi una alla mano e le altre nel tuo cimitero. Velocizza un sacco le giocate. È quasi un pesca 2. Mi sembra parecchio sinergico con tante cose. Esatto. Paga 4 punti vita, il Lich del Regno Sepolto ha indistruttibile fino alla fine del turno. Tappalo. Praticamente lo rigeneriamo, è un po' immortale. L'unico modo che ha l'avversario per togliercelo è esiliarcelo. Già. O, chiaramente pestarci finché non abbiamo i 4 punti vita da pagare. Ma sei a
tre mitiche, no, due mitiche di fila, più Shockland che è quasi mitica, il sercino e tutte le foil, che insomma potevamo impegnarci un po' di più sulle foil forse, ma intanto tu le hai trovate e Bon Dave invece è ancora a zero, ma questa è la bustina giusta perché la baltiera mi porterà bene e ribalta la partita. Ipotesi, vai. Allora, il vertice delle gilde, il predatore di velo notturno, che anche questo facciamo fatica a togliercelo, drosera avviluppante e mistificare mistura, carta carina, le split mi piacciono, ma non è quella che volevo aprire io per batterti. E ancora niente foil. E ancora niente Dave, foil. Ma cosa acciderbolina sta succedendo? Non lo so, sono un po' spompato. Ho aperto troppo bene durante la pre-release forse, ma non è nemmeno vero, quindi boh. Non lo so. Esuma reperti, Golgari mi piace davvero tanto. Maresciallo di Asta. Imp Ladruncolo. E signori, il rituale della diciamo foil. Che hai trovato anche te la vrattina. Ci piace. È un'altra foil, però. Non è possibile un'altra foil, Ska. E invece sì, la figlia della notte. Vabbè, sempre foil mediocri, ma tanto sono foil. Beh, io questa ristampa l'apprezzo. No, ma va benissimo per il limite. Dai, però qua stiamo giocando a chi sbusta meglio, quindi. Diciamo. Busta meglio, eh. Basta. Allora. Corriere della Turcia, la Turcia. Andiamo un po' veloci perché io sono impaziente. Qua mi sa che c'è una foil. Predatore, intuizione, destriero rock, ladro di senno e c'è la foil. Mitica foil bella, che sberla che mi ha tirato! Una mitica foil che per chi gioca Commander, Izzet... ragazzi, so che sto parlando un sacco di Commander, ma l'edizione si presta tantissimo e questa carta è davvero davvero una bomba. Perché a costo 6, di cui un blu e un rosso, abbiamo un incantesimo che dice: ogni qualvolta lanci una magia istantanea o stregoneria, copiala per ogni altra magia istantanea o stregoneria che hai lanciato prima in questo turno. Puoi scegliere nuovi bersagli per le copie. Facciamo praticamente una storm. Che bella che è. Ragazzi, non so se rende abbastanza, ma è anche foilata davvero bene. Che good! Ho fatto fatica a trovare una foil, ma una foil che ci piace. Già, che smacco ragazzi, che potrebbe smacco. Aver ribaltato un po' le sorti. E Dalmine, cioè una foil tua, cioè tre foil mie non valgono, non valgono una foil tua. Aciderbolina. Go on, come si dice, go on, vediamo che cosa puoi fare per battermi. Intanto mi vuoi spirare di là. Lo spiottero. Che però l'amico di grande piccino. Un po' antipatico. Perché? Così, a pelle. È Mara, ci accontenteremo di questa creatura leggendaria, non ho la foil. Però vabbè, è una buona carta. Ral che porta un Ral foil. Ral che porta un Ralino. No, diciamo che trovare un'altra mitica foil è pressoché impossibile, ragazzi. È davvero una cosa che non ci credo nemmeno io, è neanche se lo vedo. È improbabile, ma non impossibile. Boh, vedremo. Saetta del Faro, monumento infuriato, brivido strisciante, Izzoni dai mille occhi. Altra creatura leggendaria. Sì. Ragazzi, last booster before Vraska. Ah, poi dopo arrivano le buste che dicevi che erano forti, vero? Sì. Quindi finora abbiamo soltanto giocato. Scherzato un po'. Infatti c'è un vendere caffettoso, bellissimo. Abbiamo giocato. C'è sto spione sussurrante che sussurra, sovvivenza forte e... Oh, no, questa carta è una bomba, Ska. È una bomba, ma è Celestia! Sì, ho capito, ma è davvero troppo forte. Quando entra in gioco puoi scegliere tra tre opzioni. La Cavaliera d'Autunno costa appunto solamente tre, di cui uno verde e uno bianco, è un 2-1. Ma quando entra nel campo di battaglia possiamo scegliere o se mettergli due segnali in più, uno più uno, entra quindi 3-2. È un 4-3. Ah, è un 4-3. Due segnalini più uno più esatto uno. Oppure distruggiamo un artefatto o un incantesimo bersaglio oppure guadagniamo 4 punti vita. È una carta davvero forte contro molti matchup perché ci permette di togliere, che ne so, un artefatto ad un affinity, ci permette di guadagnare punti vita contro un mazzo burn o semplicemente se ci serve una bella creatura per pestare un 4-3. No, è davvero forte ragazzi. Ottima apertura per te. Però speravo qualcosa di più grosso. Vabbè, abbi pazienza. Voglio la mitica foil anch'io. No, accontentati di una mitica bella, dai. Andiamo un po' veloci. Adesso sbusto Vraska foil. Vraska e basta.
Luce della Legione, il disegno è bello, la carta un po' meno. Un po' meno, un po' meno. Vabbè, accontentiamoci del bel disegno, dai. Signori, Vraska Time. Vraska Time, non perché lo stai trovando, ma perché, insomma, che sono le bustine. No, ma non la trovi, non la trovi, vai tranquillo. Allora, Mago della Gilda del Conclave. Serrare di Celestia. Perché no? Stendardiere e ricerca, beh, ricerca del Mentefiamma. Anche qui carta che avevamo già visto tra le varie promo nel video di unboxing tutto promo. Tra l'altro video unboxing promo che piace a tanti, vero ragazzi? Anche a voi immagino sia molto divertente. È uno dei video che anche a me piace di più fare con te, perché si scoprono tante belle cose. Si scopre tutto ciò che c'è nella scatola. Esatto. E che scatolone. Maga della Gilda della Legione. Ragazzi, che pensate di questo ciclo dei Maghi delle Gilde? Secondo voi sono a livello di quelli precedenti? Non lo so, anche perché il fatto di essere tappati per l'abilità, però comunque alcuni sono molto interessanti. E tomba d'acqua, insomma, un po' l'avevo detto shock che avrei dovuto trovarla, eh. Shock e shock foil? No, magari. La tomba d'acqua ha un disegno che a me piace molto. Ha dei colori che piacciono molto. Vabbè, quello indubbiamente, quello indubbiamente. Vediamo un po', ragazzi, non è colpa mia, ma sono un po' di parte, ma d'altronde chi di noi... Perché sei interista? No. Chi di noi non ha comunque delle gilde nel cuore? No, per forza, almeno un paio di gilde preferite. Beh, ci sono. Abbiamo ritrovato lo scioglilingua. La disamina di Cerner. E Tajik, spada della legione. Per l'appunto Boros non è nel tuo cuore, però, però vabbè. È una carta davvero... Tajik comunque il suo lo fa. Davvero buono. Caspita se lo fa, lo fa anche molto bene. Al momento non so, in realtà, forse stai vincendo ancora te, ma la mia shockland è stata bella. Ti basterebbe una carta per ribaltare la situazione. Sì, siamo abbastanza lì. Sciamana del Luminospore, Gigante Lotlet e, vabbè, Retata in città, una buona rimozione. Voi non vedete quanto incito ogni volta. No, effettivamente io sto facendo fatica a trattenermi a non insultare Scam, perché c'è qua che esulta tutte le volte che non apro la bomba da 5, 10, 15 euro. Va bene, va bene. E vabbè, dai, allora, e Mago del Raggio da Scissione, che cosa fa non si sa bene. Unicorno ispirato, e mitica visitazione divina, quello che ci trasforma tutti i nostri token in angeli grossi. Sta gongolando. Probabilmente, ma probabilmente hai sentito il rumore della sedia, perché cigola, perché è lì che dondola su di sesca. Stavo ballando sulla sedia, ragazzi. Effettivamente siamo a più mitiche per Ska. Ma peraltro, avessi trovato la visitazione di una foil. Scusate se sono contento, ragazzi, ma capita talmente di raro che vinco uno sbombo. Non è ancora finita, però. Ma almeno l'illusione regalata. No, non te la regalo l'illusione. Goblin apri crateri. È una carta carina, interessante. È una di quelli che fa i buchi per terra. Sì, sì, anche perché o fa due danni a una creatura bersaglio sacrificandolo e dici ok, o spacca Embracul. Perché distrugge un permanente non terra in colore bersaglio. Quindi, o facciamo uno shock su una creatura qualunque, o spacchiamo Karn, che ne so, Emrakul, Ugin. Fa male. Sì, perché no? E Ciclope imprevedibile. Che è una carta che definivo divertente. Sì, sì. Definivo divertente, ma in questo caso non mi sta divertendo molto. Dai, dai, che adesso ti tiro sul morale. Dai, tirami sul morale, perché apri malissimo. No, perché apri bene, dai. Alla fine dobbiamo divertirci aprendo bene. E guarda la deriva, per niente male, per niente male. Cartina da side modern, soprattutto, che può dire la sua. Oh yes. Il disegno è abbastanza inquietante. Abbastanza sì. Ho trovato anche un goblin. I goblin portano bene. I goblin portano bene al tuo avversario, anche a me. Ah sì, dai. Ok, dai, vediamo subito questa bertesca se porta bene. E non lo so, poi le foil solo una, dai ragazzi, ti fate per me, fatemi trovare almeno un'altra foil. Espansione, esplosività e... Dave! Sì. Ti è quasi venuto coccolone. Mi è quasi venuto coccolone. E sarà shock. Già stavo dicendo, vabbè, ho vinto, invece no, è un cacciatore della gita, va sempre bene, però... Però la shock è meraviglia. Assolutamente sì. Bene, ma non benissimo. Sì, quando pensi una cosa e poi trovi un'altra ci resti davvero male. Va bene, dai, riprendiamoci un attimino. La perché capitana, abbiamo la capitana. Shumi the Crow. La tua spina dorsale. E altra mitica. Quella che tu hai trovato foil, io l'ho trovata normal. Sì, ma stai aprendo tutte te le mitiche in pratica. E nulla. Mi sa, ragazzi, che qua ho ancora tre buste, anche Scania 3.
No, dobbiamo. Ah, no, ne sono partito, è vero che ho partito io, ho iniziato te. Vabbè, allora così c'è ancora speranza. Giusto per farti restare male, troverò io Vraska. No. Sì, sì. È qua, la sento. No, però una Shockland, bene. Bella. Bene, 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 sì, bene. Sì, quota due Shockland. Due Shockland, tu ne hai aperta una. Ah, quindi sì, la piccola sfida delle Shockland la sto vincendo io, vai. Sì, adesso la sbusto foil e la vinci te. In quel caso la vinci te. Dai, ragazzi. Allora, ok, tribunale conclave, capitane, sabotaggio, ma no, avevo appena detto che stavo vincendo io la sfida delle Shockland. Però io la volevo foil. Peraltro hai trovato il doppione del giardino del tempio. Eh già. Quindi sei Celesnia addicted, oramai dovrai farti il mazzo Celesnia. Oh! Sì, 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 sì. Ah, allora, abbiamo trovato Axel. Colosso dell'anima del mondo. Qua c'è una foil, ragazzi, c'è una foil. Oh, collezionista di pelli, carta molto forte. E la rana balzante. Ma dai, bellina però la rana, no, balzante. No, 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 no. Non l'accetto. No, non l'accetto, quella carta non la voglio. Non l'accetto. Allora, Ska ha dato una sbirciatina. Eh sì, per creare un po' di però suspense. Il suo tono è triste, quindi secondo me aprirà malissimo. Vediamocolo. E è una rara verde, signori, un ragno della covata. Ora è andata bene tutta la sboosting, perché devo cadere così sul finale? Vabbè, insomma, c'è di peggio in realtà, però tipo ti faccio la scafoil, ti faccio vedere io come si apre l'ultima bustina, Vesca. Allora andiamo con calma, perché è davvero l'ultima, poi non abbiamo altre per questo video. Corriere della torcia, lo scrutatore nella foschia, l'istruttrice delle lame. Questo è fortissimo. Fronde stritolanti, goblin scontroso, ne abbiamo trovati un sacco, perché più o meno è l'umore che ho io adesso, è quello. Ecco. Fante degli antecessori, medaglione Izzet, sergente della guarnigione, elettromante goblin. Allora, invertire, vediamo se riusciamo a invertire l'andazzo di questo unboxing. Prezzo della celebrità, spiritella di velo notturno e una chiarina assordante. Mi sa che la sconfitta è stata attuata. Stavolta ai punti. Sì. E non solo. E alla fine io ho due shock e la mitica foil, ma te anche hai due shock, più un sacco di rare interessanti anche come mitiche mi hai battuto, quindi niente. Ho solo quattro mitiche. Quattro mitiche. C'ho le rare quelle belle. E le rare quelle belle. Sì, 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 sì. Assolutamente. No, no, no. Basta, Ska. Ska? Ok, basta, abbiamo capito. Stavolta ho vinto! Ska wins! Bene, ci vedremo poi anche per il video del Fat Pack. In attesa del Fat Pack, che oramai è il bundle. Sì, hai ragione, Ska. Il bundle, è il bundle, tassa. È il bundle, là sono 10 bustine. A questo punto un'altra sfida 5 contro 5 lì dovremo farcela. Però ti prometto che la prossima volta vinco di nuovo. Con Vraska? Sì. Ok, dai. Ragazzi, fateci sapere anche voi come state sbustando. Grazie a tutti, ciao! Ciao!